Lascio la parola adesso, ciao. Buonasera a tutte e a tutti, grazie innanzitutto per l'invito, grazie per una presentazione così bella che spero sia all'altezza delle aspettative. E è con grande piacere che appunto ritorno qui per la nostra dopo il convegno, bellissimo convegno a cui partecipai con tanti altri esperti, che appunto passava dopo il no, al referendum, all'approfondimento delle proposte, delle alternative allo smaltimento col bioclassificatore. È un grande piacere essere qui perché questa è grande questa occasione che appunto avete per voltare pagina davvero per costruire quella che è appunto una politica riguardo alla sostenibilità. E il mio impegno è nato circa 15 anni fa in movimenti, nelle associazioni, per 7 anni poi successivamente ho avuto una parentesi istituzionale, quindi il mio applauso è anche appunto a una politica che è stato costruendo, che si contagia e apre le porte appunto ai movimenti, alle associazioni che su questi temi lavorano, perché credo che solo da questo connubio si possa riuscire a coinvolgere davvero il territorio, a voltare pagina, a costruire una politica che è attenta alle necessità locali e che riesce a cogliere le sfide più importanti per il futuro. E l'esperienza di Capandere è quella di un comune che per primo nella nostra regione Toscana ha deciso intorno al 2006-2007 cambiare la gestione dei rifiuti, quindi infrangere quella che fino allora sembrava una religione, almeno in Toscana, che era il sistema di raccolta a cassonetta che nessuno osava cambiare, che anzi aumentava la dimensione dei cassonetti man mano che gli anni passavano, e questo comportava un aumento della produzione dei rifiuti perché era come un invito a chi voleva buttare via qualsiasi cosa in qualsiasi momento. E abbiamo avuto infrangere proprio questo sistema, passando porta a porta, e quando, prima su 600 abitanti, poi su 10.000 abitanti, abbiamo visto che davvero era fattibile, che portava anche dei vantaggi su tanti aspetti occupazionali, economici, ambientali, ma anche di gradimento sociale, anche di consenso politico, che abbiamo costruito con tante iniziative di partecipazione attiva. Con 10.000 abitanti coinvolti in questo percorso abbiamo visto la fattibilità e i vantaggi, abbiamo detto beh, possiamo fare di più allora. E quindi è stato lì che abbiamo fatto il percorso come primo comune d'Italia aderendo alla strategia di rifiuti zero, che prevedeva da una parte l'impegno per estendere poi il metodo di raccolta domiciliare su tutto l'intero territorio comunale, capando da 47.000 abitanti, e prevedeva un impegno altrettanto forte nella tematica ancora più importante della riduzione della produzione dei rifiuti. Nel 2007, quando mi piace spesso ricordarlo, perché quando aderimmo alla strategia rifiuti zero, appunto molti ci dicevano che queste erano utopie, questi erano sì grandi ideali che avevano poco a che fare con l'amministrazione comunale, come se io ormai ci dovessimo appunto abituare a una politica che intende l'amministrazione con la gestione esistente, non la politica con la costruzione, le prospettive che guarda, ma anche le utopie di cui però tutti noi abbiamo bisogno per un futuro migliore. E quindi noi raccoglievamo quella sfida dicendo sì, forse sono anche utopie, ma vogliamo farle nostre, vogliamo sforzarci nel raggiungerle e cercare di coinvolgere su queste utopie la cittadinanza. E quindi di lì abbiamo aperto diversi fronti di partecipazione, tant'è che appunto il mio assessorato è stato quello dell'ambiente e della partecipazione. E abbiamo fatto iniziative nei territori, organizzando assemblee nei bar, nelle parrocchie, nelle circoscrizioni, capando a 40 frazioni, quindi siamo andati 2-3 volte almeno in ogni frazione a illustrare questi cambiamenti e poi dopo l'avvio del porta a porta a raccogliere i suggerimenti, le critiche, le proposte. Proprio andavamo a condividere appunto un percorso per la cittadinanza, non a illustrare quella che era stata la nostra decisione a cui poi tutti si dovevano adeguare, no, abbiamo cercato di condividere il più possibile tutti i passaggi nel cercare di dare non solo di dare risposte, ma di costruire insieme le risposte ai problemi che c'erano sempre da superare. E l'altro strumento altrettanto importante è stato quello della collaborazione con l'associazionismo locale, tant'è che in tutta la fase fondamentale per il successo della raccolta differenziata e del coinvolgimento dell'informazione al cittadino non abbiamo coinvolto operatori del settore o cooperative o aziende che andassero casa per casa a consegnare i bidoncini in fretta, in furia magari.
abbiamo coinvolto i cittadini stessi perché si facessero carico ai loro concittadini di fare quest'opera di cambiamento culturale, di informazione, di coinvolgimento. Quindi abbiamo fatto una convenzione con le associazioni territoriali, paesane, il Comitato Paesano, la Banda o Legambiente, quella che in ogni realtà, in ogni quartiere era quella più consolidata, quella con più volontari, riconoscendo un contributo di 6 euro per ogni famiglia visitata. Tutti questi volontari sono andati quindi casa per casa a illustrare l'importanza della raccolta differenziata, a distribuire quindi bidoncini, sacchetti, di materiale informativo. Questo ha fatto un effetto estremamente diverso rispetto appunto a un operatore magari sconosciuto, vedersi invece arrivare il volontario, il vicino, comunque il conoscente o il parente che è coinvolto anche lui in questa fase essenziale per l'informazione della cittadinanza. E forse questo percorso è stato quello che ci ha garantito un successo oltre anche le aspettative che avevamo, perché se abbiamo iniziato una sperimentazione su 600 abitanti che ci ha portato in poche settimane dal 30 al 75%, l'estensione di 10.000 abitanti con questo percorso partecipativo ci ha portato non a un 70% come su 10.000 abitanti ci aspettavamo, ma a superare l'80%, quindi anche con maggiori benefici in termini economici rispetto a quelli che ci attendevamo, quindi con un risultato migliore per tutti. E dal 2007, appunto da quando per primo abbiamo deciso questa strategia, per fortuna non siamo rimasti soli a livello nazionale. Oggi sono più di 125 comuni che in Italia hanno aderito a questa strategia, sono un totale di oltre 3.300.000 abitanti che quindi in queste comunità stanno costruendo questa strategia con le loro amministrazioni, e insieme alle associazioni che a livello nazionale, movimenti, lavorano per la prospettiva rifiuti zero, abbiamo fatto un passo in più, un altro passo più importante a livello nazionale, che è stato quello appunto di ideare e promuovere una proposta di legge che a livello normativo premi ancora di più le eccellenze, penalizzi invece chi è ancora indietro e spinga appunto a livello normativo ancora più, incentivando le amministrazioni comunali a seguire questi percorsi. La proposta di legge su cui ora appunto stiamo facendo la raccolta di firme, che non avrà assolutamente nessun problema a raggiungere le 50.000 minime richieste a livello nazionale per presentare la proposta di legge, che quindi aprirà un altro fronte importante di dibattito a livello nazionale con il governo e le forze politiche per mettere questi temi sempre più in agenda a livello nazionale. Però appunto, tornando alla concretezza dei percorsi, cosa significa il rifiuti zero? Significa eliminare i rifiuti che vanno a smaltimento. E cercare di avviare un percorso dove diciamo sempre non è tanto importante l'obiettivo finale, il rifiuto zero al 2020, come in genere ci siamo posti nelle amministrazioni comunali che hanno aderito come obiettivo temporale, ma avviare un percorso e costruire questo cammino. Poi se al 2020 non saremo arrivati proprio a zero, ma saremo arrivati al 2-3% e ancora va a smaltimento, non ci daremo certo per sconfitti, saremo contenti, cercheremo di sforzarci ancora di più per arrivare a zero. Rispetto al 2007, quando aderimmo, oggi al 2013 abbiamo già superato gli obiettivi intermedi che ci eravamo dati per arrivare al 2020 rifiuti zero. Quindi vuol dire che ce la stiamo facendo e che è un percorso che è davvero possibile. Come si costruisce l'obiettivo rifiuti zero? Appunto con un cammino che a livello internazionale, da comuni del Cairo di San Francisco, quindi anche con milioni di abitanti, è stato declinato, con un cammino di 10 passi. Questi 10 passi, che sono per il permetto, sono prima di tutto la separazione dalla fonte, quindi eliminare il sistema cassonetto che impedisce un'efficiente separazione dalla fonte dei materiali. E quindi il secondo passo, la conseguenza, l'organizzazione di servizi di raccolta domiciliarizzati, porta a porta, di tutti i materiali. E questo diciamo non dovrebbe essere una politica virtuosa, dovrebbe essere un elemento minimo, previsto da tutte le amministrazioni, perché a livello nazionale è previsto il 65% di raccolta differenziata come obiettivo obbligatorio al 2012. Pochi comuni hanno raggiunto questo obiettivo e col cassonetto è impossibile da raggiungere. Quindi oggi possiamo dire che il cassonetto è fuori legge, quindi sono fuori legge, le amministrazioni comunali lo adottano perché non possono raggiungere questi obiettivi imposti come minimi dalla legge. Chi non raggiunge questi obiettivi è soggetto alle ecotasse, quindi paga delle penalità che appunto poi ricadono sul cittadino, quindi su tutta la comunità. E la raccolta porta a porta nel nostro caso ci ha portato a circa un risparmio di quasi 2 milioni di euro ogni anno, i mancati costi di smaltimento e di scarica,
risorse che quindi ci hanno permesso di compensare i maggiori costi occupazionali che il servizio di raccolta porta a porta richiede, tant'è che in 4-5 anni abbiamo assunto oltre 50 nuovi operatori per fare il servizio, ma questi nuovi posti di lavoro sono stati a costo zero, perché le spese sono rimaste invariate, è solo cambiato, diciamo, il destino, prima era la discarica, ora sono i lavoratori, i nuovi lavoratori che abbiamo assunto di Capanna. E questo stesso sistema, appunto, si basa non solo sul minor costo di smaltimento in discarica, ma anche sulla remunerazione economica dei materiali, che quindi non rappresentano per gran parte più un costo, ma una risorsa, perché il vetro lo vendiamo, essendo la qualità elevata, in termini di prima fascia sul vetro arriviamo a 37 alla tonnellata, la carta è intorno a 50 alla tonnellata, la plastica, le lattine, eccetera, intorno a 40 alla tonnellata, quindi appunto i materiali non diventano più rifiuto come problema, ma tornano a essere una risorsa. In un cambio di prospettiva che noi abbiamo di relazione con la materia, che non è più una visione lineare, come siamo abituati a concepire, diciamo, dalla nascita con l'estrazione della materia prima alla morte con il primo cassonetto che troviamo, ma appunto una nuova concezione di relazione con la materia che appunto ha una prospettiva circolare, quindi di mai arrivo alla morte, ma di continuo ritorno alla vita attraverso i processi di riciclo che continuamente si possono fare per il 90% dei materiali. Quindi dal porta a porta il terzo passo è il compostaggio, che è il riciclo della parte più importante del rifiuto, l'organico, che è la più importante perché è la più problematica quando finisce nel fine di smaltimento, perché nelle discariche crea percolati, crea enormi problemi, ma è anche quella più preziosa perché tipo di agricoltura che abbiamo nei nostri territori intensiva impoverisce di materia organica e terreni, invece di dare materia organica attraverso la distribuzione del compost da cui deriva appunto trasformando l'organico, è quindi una fonte preziosissima di ritorno della materia organica ai terreni agricoli. E il compostaggio è di vari tipi, cioè quello domestico, noi infatti incentiviamo le famiglie con la riduzione della tariffa per chi lo pratica, è collettivo perché ci sono pochissime pratiche in Italia, ma noi inauguravamo qualche anno fa proprio la prima italiana, la pratica appunto di comunità, quindi di condomini o di mense o di alberghi, che decidono non solo per una piccola quantità domestica ma per quantità più grandi di farsi il compostaggio. Per farlo sono dovuti andare in Svezia a acquistare un macchinario, perché in Italia ancora nessuno produceva, oggi forse stanno iniziando progettarlo, che permette appunto di tritare, mescolare grandi quantità, si parla intorno fino a 20 tonnellate ovviamente di organico, e di appunto trasformarle in poche settimane in compost. Questo ci ha dato la possibilità, appunto installandola accanto alla mensa comunale, di evitare di andare lì ogni giorno a prendere materia organica e portarla agli impianti di compostaggio, perché ce la autotrasformiamo in compost che poi utilizziamo nei vasi delle lenti, nelle aiole, quindi senz'altro un minor trasporto di materiali e meno costi. Il compostaggio c'è anche a livello industriale, quindi con un livello più grande, quindi di comunità che si mettono assieme, noi a questo ancora non eravamo arrivati, ci serviamo di un impianto a circa 20 km che trasformano poi l'organico, tutto il nostro impianto in compost. Arriviamo al quarto passo, il riciclo di tutti i materiali, per diciamo, consapevolizzare i nostri cittadini sull'importanza e l'effettività del riciclo di tutti i materiali. Ogni anno abbiamo organizzato un pullman gratuito per tutti i cittadini che con i loro occhi volevano vedere e toccare con mano i processi dei vari materiali dopo la loro separazione nelle loro abitazioni. Quindi sono stati sempre molto partecipati in questi viaggi, siamo andati a vedere tutte le filiere dei vari materiali, quello della carta, quello della plastica, quello del vetro. Sono stati anche appunto viaggi molto istruttivi perché ci hanno dato la conoscenza delle varie filiere e di quanto sia importante poi la qualità della raccolta differenziata, quindi di evitare di mettere scarti sui materiali. E il quinto passo, non a caso proprio centrale nella strategia del Fit Zero, è la prevenzione della produzione dei rifiuti, quindi la riduzione della produzione degli scarti. Nella legislazione europea questo tema è il primo punto delle priorità che tutti gli Stati dovrebbero seguire per la gestione dei rifiuti. L'Italia non l'ho ancora recepito, purtroppo siamo anche su questo,
ha recepito solo la seconda priorità, che è il riciclo, appunto fissato l'obiettivo 65% al 2012, ma sulla prevenzione non ha una propria normativa. Tant'è che rischiamo di intercorrere in altre sanzioni europee se, come obbligatorio per legge europea, non arriviamo alla fine di quest'anno avendo approvato un nostro piano nazionale per la riduzione dei rifiuti. Speriamo che appunto, si vada in questa direzione, finora non mi sembra ci siano grandi segnali, ma ecco, se non vogliamo evitare le solite sanzioni europee per il non rispetto delle normative ambientali, dovremo obbligatoriamente farlo quanto prima. E cosa si può fare però in attesa comunque di piani nazionali per la prevenzione dei rifiuti a livello locale? Si può fare molto. Ad esempio, siamo stati il primo comune d'Italia a introdurre una normativa molto semplice, sono proprio due righe che abbiamo scritto inventandoci, ma molto efficace, nel regolamento tarifario comunale, in cui appunto abbiamo inserito una norma per le attività commerciali dove abbiamo detassato tutte le superfici commerciali destinate alla vendita dei materiali senza imballaggio. Quindi questo ha fatto sì che tante attività commerciali esistenti abbiano inserito tra le merceologie in vendita materiali alla spina. Questo quindi ha creato anche un'abitudine, ha creato anche una moda, e questa idea poi è stata sfruttata da un gruppo di quattro ragazzi che di propria idea hanno fondato una cooperativa e hanno fondato la prima attività commerciale in Italia che vende solo ed esclusivamente materiali alla spina e solo di filiera corta. Non è distante una S lunga, ma proprio casualmente si chiama F corta, e sta per filiera corta, e vendono, sono partiti 3 anni fa da 100 prodotti, oggi sono oltre 250 prodotti, tutti senza un imballaggio, e tutti rigorosamente fatti in radio di 70 km intorno a Mandoli per appunto filiera corta. E questo appunto ha dimostrato ancora più una volta quanto sia possibile fare un'economia, un commercio che appunto aiuta l'ambiente, quindi riduce il trasporto di materiale, riduce la produzione dei rifiuti, aiuta i produttori locali che normalmente invece sono strangolati dalle dinamiche del mercato e della grande distribuzione e crea posti di lavoro. Fra l'altro questa stessa attività ha decine di richieste in tutta Italia per replicare quel punto vendita, hanno aperto altri punto vendita in giro per l'Italia, a Ferrara e sabato scorso anche a Milano, quindi appunto, è dimostrazione che questa idea sia sempre più affermata. E le iniziative per ridurre i rifiuti sono tante, sono infinite, non sto qui a elencarle tutte, sono ad esempio quelle di valorizzare l'acqua come un bene comune fondamentale della comunità, quindi contrastare la precipitazione dell'acqua, l'uso delle acque minerali che non ha senso, perché l'Italia è il secondo consumatore al mondo pro capite di acque minerali, dopo il Canada. Questo non perché l'acqua italiana che scorre ai nostri rifiuti sia peggiore di quella di altri paesi europei, ma solo perché c'è una pubblicità che ci fa pensare questo, che sia migliore quella che acquistiamo al supermercato rispetto a quello che arriva dalla nostra rete idrica. In realtà è vero il contrario, cioè migliore quella della rete idrica rispetto a quella minerale. Basta vedere alcuni elementi semplici, prima di tutto il numero di controlli, una volta al giorno quelle delle reti, una volta all'anno quelle degli stabilimenti industriali. I parametri degli inquinanti sono 100 volte mediamente più restrittivi quelli delle acque di rubinetto rispetto a quelle minerali, e così via, insomma, non sto a, il costo è 1000 volte di più, le aziende che vendono acque minerali fanno enormi milioni di euro di profitti perché non pagano niente, quasi niente alla comunità di estrazione del bene come acqua, e fanno pagare poi la collettività le pesanti, diciamo, ricadute ambientali, perché siamo noi con la tariffa di rifiuti poi a pagare le conseguenze di queste nuove produzioni di scarto. Quindi abbiamo eliminato tutti gli acquisti di acqua minerale, abbiamo creato un progetto che si chiama La Via dell'Acqua, che valorizza una serie di 15 fonti sorgive di acqua appunto sorgiva, che abbiamo, dove abbiamo installato una tecnologia di raggio ultravioletti che garantisce la potabilità dell'acqua senza aggiungere cloro, quindi garantisce le qualità ambientiche, diciamo, ottime dell'acqua sorgiva, ma senza appunto aggiungere cloro, garantendo la potabilità al pari del rubinetto. Quindi questo ha fatto conoscere meglio il territorio, ha fatto riscoprire aree naturalistiche molto interessanti e ha dato appunto la possibilità a tutti, e si crea la fila spesso nel prendere l'acqua, quindi è stato molto gradito come progetto. Anche sul latte abbiamo lavorato con la stessa filosofia di ridurre la produzione di imballaggi, valorizzare i produttori locali, quindi con distributori automatici alla spina che permettono agli allevatori di vendere a 1 euro al litro e non a 30 centesimi come gli garantisce il mercato il proprio latte, al cittadino di risparmiare, all'ambiente di risparmiare enormi quantità di rifiuti, perché in questi 3 distributori che abbiamo installato nei parcheggi delle scuole elementari
il 90% delle centinaia di persone che ogni giorno vanno a acquistare il latte ci vanno con un contenitore di vetro che si porta da casa, quindi ogni giorno riducono enormemente la produzione di cibo. Sono tante altre, ma non sto qui a elencarle tutte. Il sesto passo è la riparazione e riuso, un tema di questo importante, su cui abbiamo lavorato sia con semplici iniziative di riuso organizzate mensilmente da un'associazione locale che supportiamo e che prevede la possibilità di portare in piazza qualsiasi cosa, libri, oggetti, vestiti e quant'altro, di scambiarle ma anche di venderle o barattarlo con altre cose, quindi allungando il ciclo di vita dei prodotti e evitando appunto lo smaltimento di tanti beni che non sono rifiuti ma che possono continuare a vivere. Ad esempio c'è tutto il tema che infatti in questi mercatini è molto utilizzato dei giocattoli, dei bimbi, che è un prodotto di plastica dura che non è riciclabile ma che appunto sono ancora buoni e utili quando spesso vengono buttati via perché non servono più, quindi in questo modo si allunga il ciclo di vita e il loro ciclo di vita. Con la stessa filosofia abbiamo aperto un centro, proprio un centro strutturato del riuso, che quindi organizzato e realizzato di fronte all'isola ecologica, permette di evitare il problema, un altro problema normativo italiano, che è quello per cui tutto ciò che entra all'isola ecologica diventa rifiuto, non può più essere prelevato, può andare sullo smaltimento, anche fosse un mobiletto del 600, però è diventato rifiuto e deve andare nella fiera del ciclo. E invece appunto in questo modo, mettendo una sbarra, semplice sbarra davanti all'entrata dell'isola ecologica, prima che la sbarra si alza il materiale viene esaminato e intercettato se è riutilizzabile o riparabile, e quindi in questo modo si riducono molto la produzione dei rifiuti, quindi c'è un beneficio economico dalla riduzione dei rifiuti, c'è un beneficio sociale perché tutto questo materiale viene distribuito gratuitamente agli utenti di servizi sociali, ai centri di ascolto, e c'è un beneficio ambientale enorme perché appunto si allunga il ciclo di vita di questi materiali. Ma siccome c'è sempre da imparare e da capire da chi è fatto meglio di te, siamo andati, come abbiamo fatto spesso in questi anni in giro per l'Italia e per l'Europa, a vedere altre progettualità, l'estate scorsa siamo andati 2 giorni a Gothenburg, in Svezia, a visitare il più grande centro europeo del riuso che ha realizzato il comune di Gothenburg, investendo 4 milioni di euro, realizzando questi 3 enormi capannoni dove ricevi tutto, dalle porte, le finestre sanitarie, gli elettrodomestici, vestiti, giocattoli, mobili, cioè di tutto, tutto usato, fatto anche in questo caso con la stessa filosofia di intercettare tutto ciò che arriva all'isola ecologica. Il comune ha realizzato questo spazio, ha dato in gestione a una cooperativa questa attività, questa cooperativa dà lavoro stabile a 30 persone e ogni anno versa al comune gli utili di impresa, e nel 2012 ha versato al comune 800.000 euro di utili. Questo appunto la dimostrazione di quanto sia interessante l'economia legata al riuso del ciclo dei materiali. E il settimo passo è il tema degli incentivi economici, e qui si intende principalmente la tariffa puntuale, cioè la tariffa calibrata all'utenza in base ai rifiuti effettivamente prodotti. Qui, anche in questo caso, sono tanti gli esempi a livello nazionale. Uno dei primi e più famosi del consorzio Piura, Civi di Riso, che da tanti anni ha un ottimo sistema di tariffazione puntuale basato su un microchip inserito sul bidoncino del non riciclabile, e quindi viene conteggiato ogni volta che è ritirato. Abbiamo appreso molto da questa iniziativa, noi abbiamo però delle differenze, cioè il fatto che il nostro non riciclabile veniva e viene tuttora ritirato non con un bidoncino ma con un sacco, perché così come altri materiali riciclabili abbiamo preferito il modello a sacco perché usiamo sacchi trasparenti che l'operatore può controllare in fase di ritiro, dove ad esempio ci sia materiale pulito, riciclabile e riciclabile, e solo non riciclabile nel giorno in cui si ritira il non riciclabile. E quindi preferivamo evitare di aggiungere il bidoncino e quindi mantenere lo stesso sistema per non cambiare troppo le abitudini. Quindi ci siamo fatti produrre per la prima volta in Italia, è stata una sperimentazione che alcuni esperti del settore ci hanno suggerito, però per fortuna è andata a buon fine, una nuova tecnologia applicata sul sistema rifiuti che è quella dell'RFID, si chiama, e cioè un microchip microscopico appena visibile a occhio nudo che inserito in fase di produzione del sacco appunto permette di identificare ogni sacco, quindi per la famiglia non cambia niente perché mette fuori il suo solito sacco, lo stesso per l'operatore non cambia niente, prende il sacco e lo butta nel cassone. Quello che c'è di diverso rispetto a prima è che sul cassone è piazzata un'antenna che è in grado di leggere ogni conferimento.
Quindi, mentre prima appunto si esponeva una volta a settimana sempre il riconoscibile, perché tanto c'è la raccolta garantita, oggi la raccolta è sempre garantita una volta a settimana, ma si espone una volta ogni 2 o 3 settimane, solo quando è effettivamente pieno quel sacco, perché conviene appunto esporlo il meno possibile. Quindi ci si sta più attenti rispetto a quello che ci si mette il meno possibile e si espone solo quando è pieno. Quindi c'è un doppio vantaggio in termini economici, sia perché si riduce il materiale, sia perché si riducono i giri di raccolta, perché fa molto prima oggi l'operatore rispetto a prima a fare i giri di raccolta nel giorno in cui c'è il non riciclabile. I vantaggi sono anche tanti altri di questo sistema, perché garantisce, diciamo, all'azienda un patrimonio enorme che prima non aveva, che è la conoscenza dei giri e dei punti di raccolta, perché appunto questo sistema prevede la georeferenziazione con GPS di tutti i giri, di tutte le prese, di tutti gli operatori. Quindi è un patrimonio enorme che quindi da un giorno all'altro acquisisce l'azienda. L'altro vantaggio è che, come tutti i comuni che hanno adottato il sistema di tariffa puntuale, per la prima volta si fa il giro di tutte le vie, di tutti i civici, distribuendo i sacchi microchippati. E quindi con l'elenco degli iscritti alla tariffa si fa il giro distribuendo, controllando civico per civico. E si trova sempre quel 5-10% di persone che non erano iscritte alla tariffa e che quindi in questo modo vengono scoperte e si vengono obbligate a iscriversi, quindi l'evasore risulta. E questo sistema ci sta portando, perché diciamo, l'abbiamo adottato da gennaio in via sperimentale, da marzo in forma definitiva, ci sta portando progressivamente da un 75-80% a un 85-90% di materiale avviato da 5, quindi perché sta diminuendo costantemente il non riciclabile. Arriviamo all'ottavo passo, non so se mi sto dilungando troppo. Arriviamo all'ottavo passo, che diciamo, si distingue in due fasi: la prima, la separazione delle singole, e la seconda, i centri di ricerca, e cioè diciamo, la gestione dell'esistente e la prospettiva a cui lavoriamo, perché appunto c'è sempre quel 10-15% di materiale che va pure a smaltimento, quindi dobbiamo capire come trattarlo per in attesa di arrivare al rifiuti zero, a cui comunque lavoriamo come prospettiva con il centro di ricerca che dopo descriviamo. Come lo trattiamo questo materiale, appunto in attesa di arrivare al rifiuti zero, con tecnologie alternative, lo copriamo, senz'altro l'associazione pure ha approfondito nei vari convegni, appunto con tecnologie a freddo, che quindi permettano di evitare le discariche, di evitare i genitori, i biogassificatori, tutte le tecnologie che vanno verso la combustione, ma appunto possano comunque riciclare questo materiale. Ci sono diverse tecnologie adottate in tante zone del mondo e dell'Europa, anche in Italia, ormai non si parla più di sperimentazioni perché sono tecnologie consolidate. Ad esempio abbiamo visitato proprio con Enzo Faulino, che è uno dei massimi esperti della materia, alcuni impianti, uno tra questi quello di Occhiobello, che è appunto tra Ferrara e Rovigo, dove si mescola ad esempio la plastica vergine con il CDR. Il CDR è il combustibile derivato dal rifiuto, è il rifiuto indifferenziato trattato per essere mandato alla combustione del cenitore. Però appunto preso prima che entrasse nel forno del cemento, è stato messo in una tecnologia a freddo, mescolato a plastica vergine, esce un prodotto che è messo sul commercio, è sicuro, garantito come la plastica vergine, perché è tutto materiale secco, trattato, che quindi non ha nessun impatto ambientale, ma che anzi riduce il consumo di materia prima. E quindi questo materiale si trova in edilizia, ad esempio a Porto Piscina, in alcuni contesti, appunto negli esterni dell'edilizia, dove sostituisce appunto la plastica vergine. E, dicevo, non si tratta più di sperimentazione, perché ci sono due grandi province italiane che ormai hanno deciso di andare verso questa tecnologia, e sono la prima provincia di Lucca, perché si è trovata di fronte a un problema non da poco, perché l'azienda che gestiva, privata, che gestiva l'inceneritore in Versilia, la provincia di Lucca, aveva, come succede a volte spesso purtroppo quando si danno questi impianti, questi servizi privati, per aumentare i profitti, aveva pensato bene di manomettere le centraline degli inquinanti, quindi questo impianto sforava la diossina, inquinava l'ambiente esterno, con ricadute per l'ambiente e per la popolazione. Se ne è accorto con un paio d'anni l'ARPAT, è intervenuta la magistratura, oggi c'è un processo in corso, è stato sequestrato l'impianto per un anno e poi è stato dissequestrato alla fine dell'inchiesta. In questo anno in cui fu sequestrato l'impianto, si tratta di 2 anni fa,
avevamo lavorato con la provincia di Lucca e con tanti comuni che hanno condiviso la nostra provincia l'obiettivo di zero, a che anche la provincia aveva visto la strategia di zero, che così è stato, come prima provincia in Italia, e quindi conseguentemente e coerentemente a questa scelta ha deciso di non rinnovare più l'autorizzazione a riaprire con l'impianto una volta che la magistratura lo ha sequestrato, ma ha deciso di affidare la progettazione a Enzo Favorino, quella conversione di quell'impianto da impianto che trattava il rifiuto per avviare la combustione a impianto che continuerà a trattare il rifiuto non differenziato, non recitabile, ma per avviare al recupero dei materiali, quindi con queste tecnologie di recupero a freddo. Dicevo, due grandi province, perché poco dopo, lavorando proprio insieme, coerentemente, congiuntamente, la provincia di Reggio Emilia ha fatto la stessa scelta. Arrivando al caso di un inceneritore a fine vita, si sono trovati appunto a dover decidere se investire per ripotenziarlo o se fare la scelta della tecnologia a freddo. Hanno fatto questa seconda scelta più sapientemente e quindi hanno avviato il progetto che si chiama la fabbrica dei materiali, a cui con un bando pubblico, anche in questo caso coinvolgendo la scuola grande Marco Ponte e Terzo Favorino, che stanno avviando appunto la progettazione di questa conversione tecnologica. Però appunto questo è in qualche modo la gestione esistente, perché la prospettiva a cui lavoriamo nella strategia verso il FTZ è anche quella di eliminare definitivamente le velocità. Non è semplice, non è immediato, ma appunto deve essere la prospettiva a cui lavoriamo. E proprio per questo abbiamo fondato a Capannori il primo centro di ricerca del FTZ, coordinato da Rossano Ercolini, persona nota nei movimenti e associazioni su questi temi, che è anche lui di Capannori, e a cui partecipano Enzo Favorino, Roberto Cavallo, tante persone esperte della materia a livello nazionale, e facciamo un'attività interessante, poco gradevole a volte, ma molto istruttiva, che è la visita ogni 2-3 mesi al centro di stoccaggio dove passa il rifiuto indifferenziato in attesa che vada a smaltimento di discarica. Quindi ci mettiamo gli stivali, i guanti, apriamo i sacchi e vediamo cosa c'è dentro. Si può sembrare diciamo, una cosa un po' pazza, poi in realtà invece ci serve molto perché andiamo a vedere il problema, ci rendiamo conto di dove arriva il problema e cerchiamo spesso di intercettarlo per evitare che torni lì. Quindi per evitare che se c'è qualcosa di riciclabile torni lì, cercando di capire da dove viene, per chi, perché per chi e chi ha fatto diciamo, quello sbaglio di conferimento. Dove vengono materiali diciamo, che restano riparati per intercettare anche questi producenti di riuso e spesso invece ci dedichiamo all'analisi della terza tipologia di materiali che troviamo lì, che sono quelli che noi chiamiamo errori di progettazione, cioè i materiali non riciclabili, che appunto definiamo errori di progettazione perché secondo me è un errore di progettazione di un materiale che è messo sul mercato sapendo fin dall'inizio che non sarà tecnicamente riciclabile. Oltre ad essere un errore di progettazione, è anche un errore legislativo per mettere queste cose. Infatti, in paesi che hanno una legge un pochino più attenta a queste tematiche, come in Svezia, in Germania, c'è una tassazione molto più elevata rispetto alla nostra sulla possibilità che hanno le aziende di mettere sul mercato imballaggi non riciclabili. Questo progressivamente, speriamo appunto che progressivamente di fare passi avanti in questa direzione. Appunto, nel frattempo, abbiamo studiato uno di questi diciamo, dei mezzi casi di rifiuto non riciclabile e delle progettazioni che lì abbiamo trovato. Uno tra questi esempi, forse diciamo uno dei tra più esemplificativi, è il caso delle capsule del caffè Osaggetta, perché appunto ben rappresenta le falle normative italiane, perché questo bene di consumo si trova in Svezia, in Germania, dove le aziende che lo mettono sul mercato appunto, pagano molto più tasse rispetto a quello che pagano in Italia. E diciamo, sembrava irrisorio come tema, ma in realtà appunto andando lì, vedendo i sacchi, la presenza sempre maggiore, appunto ci siamo messi a studiare il problema. Abbiamo visto da alcune valutazioni che abbiamo fatto con gli esperti del campo che sono circa 9 tonnellate ogni anno sulla Capannori, sono oltre 12.000 a livello nazionale, e quindi un problema così del tutto rilevante. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso quindi carta e penna e abbiamo scritto ai due diciamo, soggetti interessati, da una parte l'ambito legislativo, per sollecitare e sensibilizzare diciamo, quell'ambito a un'evoluzione, speriamo in senso europeo, l'altro all'azienda interessata, in questo caso la Vazza, che è senz'altro il maggior produttore italiano. La Vazza non è che ci abbia funzionato neanche, finché pochi giorni dopo abbiamo inviato questa lettera a Repubblica, che era i massimi media a livello nazionale, che hanno
Torino nel centro di ricerca, quindi siamo andati all'inizio verificando un po' sui dati, sui numeri, sulle valutazioni, ma poi incontrandoci sulla necessità di cercare delle soluzioni alternative. E oggi appunto siamo in attesa del Ministero dell'Ambiente di autorizzazioni per l'avvio di un progetto sperimentale sul capannone che permetta di intercettare da parte dell'azienda le vecchie capsule in fase di distribuzione di quelle nuove, cioè quindi per autorizzare il corriere che il distributore a riuscire quelle vecchie, quindi per evitare che anche queste vadano a smaltimento e per avviarle nei processi successivi aziendali al riciclo. Il nono passo è appunto questo, il miglior design industriale, appunto, a cui arrivare spingendo le aziende, sia con strumenti legislativi che con strumenti di pressione anche dei consumatori a adottare comportamenti più responsabili. Il decimo e l'ultimo passo è l'arrivo a rifiuti zero, in una strategia, come dicevo all'inizio, dove non è tanto importante il punto di arrivo quanto tutto ciò che facciamo per cercare di arrivarci. E in questi anni i dati, appunto, cito quelli di Capannone che conosco meglio, ma potrei citarne molti altri dei 125 comuni italiani che vanno verso i rifiuti zero, sono questi. Nel 2004 producevamo 31.000 tonnellate di scarpe ogni anno, di cui 22.000 andavano a smaltimento. Un cittadino di Capannone che consumava produceva 1,9 kg di rifiuti al giorno, di cui 1,4 kg finivano a smaltimento. L'ultimo anno abbiamo prodotto complessivamente da 31.000 tonnellate a 20.900 tonnellate, quindi c'è stata una riduzione di oltre un terzo della produzione di scarpe complessive. Ciò che va a smaltimento è passato da oltre 21.000 tonnellate a meno di 6.000 tonnellate, quindi si è ridotto di oltre il 70%. Il cittadino di Capannone, in medio, prima produceva 1,9 kg, oggi produce circa 1,3 kg di rifiuti al giorno. E prima di quel 1,9 kg fino allo smaltimento, ora solo meno di 0,4 kg va allo smaltimento. Quindi se questi enormi cambiamenti li abbiamo prodotti su una comunità di 47.000 abitanti in 4-5 anni, vuol dire che appunto tutti possono farlo e che con una prospettiva non di 1-2 anni ma di qualche anno in più possiamo realisticamente arrivare ai rifiuti zero. Nel frattempo che abbiamo rifiuti zero abbiamo proprio appunto cambiato gran parte del nostro contesto territoriale, abbiamo creato numerosi posti di lavoro, abbiamo coinvolto i cittadini, abbiamo costruito partecipazione e aumentato la consapevolezza della cittadinanza su un tema così importante come quello dell'ambiente. Quindi oggi, e concludo, possiamo dire che non solo, non è vero quello che all'inizio ci dicevano che i rifiuti zero è un'utopia, possiamo dire che è vero l'incontrato, cioè che siccome gli scienziati, i ricercatori di tutto il mondo ci dimostrano che ogni anno stiamo consumando oltre un terzo rispetto a quello che il pianeta riesce a rigenerare in termini di materie prime e energie, possiamo dire che è utopia oggi pensare di andare avanti senza una strategia che evita lo spreco dei materiali e quindi manda tutti i propri materiali a riciclo. Quindi non solo rifiuti zero è possibile, ma è impossibile un futuro senza rifiuti zero. Grazie.